Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Oggi andremo a provare invece delle tavolette di cioccolato e in più ho inserito un waffle perché raga è l'unico di questa linea, quindi non potevo fare un video singolo per un solo waffle, cioè era anche inutile, quindi ho deciso di raggrupparli insieme. Il marchio in questione è Nyx, io penso mi avete detto che si pronuncia proprio così o come sta scritto, quindi io lo pronuncio così. Allora, ci sono due tavolette di cioccolato normale, una ripiena, da come ho capito, sì, una ripiena e un waffle. Quindi io inizierei da quello singolo che è il waffle. Tutti questi prodotti li ho presi sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che gira a 0,10. Mi raccomando, aprite sempre l'info box perché trovate tutti i link dei prodotti e in più trovate anche il link per seguirmi su Instagram. Mi raccomando, fatelo perché lì veramente sto sempre, parlo, sto molto in contatto con voi e poi ho bisogno anche di voi per i vostri consigli. Quindi inizierei subito da questo waffle che raga mi ispira tantissimo. Eccolo qui, oh. Ed è semplice, non è ripieno, è proprio un waffle al cioccolato. Allora, per 40 grammi ha 195 calorie, 13,8 grammi di grassi, 16,2 grammi di carboidrati, zuccheri 3,1, poi polioli 4,8, fibre 4 e proteine 4. Quindi assaggiamo. Oggi non riesco ad aprire le confezioni, ragazzi. Mamma mia, si è sciolto un po'. Perché è proprio sopra ricoperto di. Ops. Di cioccolato. Lo sto rompendo. Vedete com'è fatto? È così io e poi dietro c'è il waffle. Assaggiamo. Cosa? Oddio, raga. No, raga. Che buono. Questo deve andare in frigo. Assolutamente in frigo. Almeno si ricompatta un po'. Mamma mia, raga. Ma che è troppo buono. Sta proprio, ho paura di che sto sporca. Aspettate. Sa proprio di waffle, cioè la croccantezza l'avete sentito proprio che si sposa con questo cioccolato al latte. Per me è promossissimo, cioè raga, sicuramente lo riacquisterò. Davvero molto molto buono. Passiamo al reparto cioccolatoso. Inizierei proprio con le tavolette di cioccolato, queste qui classiche. Una è dark chocolate e una è milk chocolate. Allora, questa qui da 25 grammi, eccola qui, oh. Allora, per 25 grammi ha 114 calorie, 10 grammi di grassi, 7,6 grammi di carboidrati, polioli 5,6, fibre 4,5 e proteine 1,7. Allora, milk chocolate. Mamma mia, raga. Lo sapete l'odore che sembra? L'odore del Power Coffee. Power Coffee. Poker Coffee, Power Coffee, che è PowerPoint, Poker Coffee. Si presenta così, oh. Un cioccolato. Non è eclatante. Chissà cosa. Un cioccolato, raga. Non mi fa neanche impazzire come cioccolato, sincero. Non so che recensione darvi, sincero. Nì. Perché il cioccolato, però è buono, tipo pure tu un porridge, che è quella cosa sfiziosa, tutta a cubettini così, sfiziosa. Vediamo invece dark chocolate, se invece ha quella marcia in più. Tipo io ho finito da poco l'uovo, quello lì, della Ciao Carbo. Che se lo trovate sempre sul supplement, raga, quel cioccolato è troppo buono, è squisito, veramente buono, sottile, fondente ma al punto giusto, veramente molto buono. Allora, per 25 grammi ha 105 calorie, 9,1 grammo di grassi, 5, poi 5,6 grammi di carboidrati, polioli 4,7, fibre 7,1 e proteine 1,5. Sta
sarà sicuramente anch'essa niente di particolare, però eccola qui, mi piacciono un sacco questi quadratini, ma proprio belli. Cioccolato fondente, appunto. Buono. Cioccolato fondente, tra i due preferisco cioccolato fondente, molto più buono. Proprio a sapore. Quindi se vi devo dare proprio una recensione, dato che ci siamo, Giulia, dovessi dare una recensione, dark chocolate. Milk chocolate, buono sì, ma il più particolare è dark chocolate. Quindi adesso io bevo un attimo perché dark è un po' così e andiamo a scoprire se l'ultima barretta di cioccolato è ripiena, io ricordo di sì. Eccola qui, sta scritto soft toffee. Boh. Allora, per quanti grammi è? 28 grammi, sì, per 28 grammi ha 110 calorie, 9,2 grammi di grassi, 9,5 grammi di carboidrati, poi polioli 6,6, fibre 5,4 e proteine 1,5. Vediamo, comunque pure questo Lille è bellissimo, eh. Comunque io mi ricordo, si presenta così, oh, una ripina, si presenta così, oh. Vediamo, andiamo a scoprirlo insieme. È cioccolato normale. C'è ripina. Raga, è ripina. Più che caramello, eh? Non ve la consiglio. Perché? Più che caramello, perché ma non so che cos'è dentro. Mi sembra quei sciroppi zero della Progis. Quello sembra. Quindi non mi fa impazzire. Quindi raga, in questo video, ma aspettatemi da pulire, vi straconsiglio di prendere il waffle, perché raga, waffle, io chiamo waffle, è la fine del mondo. Per quanto riguarda il cioccolato, buono, ma sinceramente niente di particolare, questo ripieno non ve lo consiglio perché il sapore è un po' troppo, no, non mi piace il sapore. E quindi niente ragazzi, spero che anche questo video assaggio abbiamo concluso con le barrette per il momento, fino a quando non usciranno le novità. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!